completa questa intensa giornata a Lampedusa, che è stata destinata essenzialmente a due obiettivi. Il primo di carattere sanitario, che per una volta non si occupa della questione dei migranti, ma che si occupa dei cittadini della Lampedusa, dei turisti che vengono a Lampedusa e delle persone che vivono sull'isola, sia quella di Lampedusa che quella di Linosa. Il presidente Musumeci alcune settimane fa aveva lanciato una proposta, l'idea che sull'isola si potesse realizzare una struttura ospedaliera. C'è un ospedale a Lipari, ce n'è un altro a Pantelleria. Lampedusa, che è un simbolo nel mondo, la meta del primo viaggio di Papa Francesco. Bene, la regione siciliana sta realizzando lo studio di fattibilità dell'ospedale di Lampedusa. Poi ovviamente ci siamo occupati, come era giusto che fosse, della grande emergenza nell'emergenza, l'emergenza sanitaria connessa allo sbarco dei migranti nella fase nella quale l'epidemia è e resta un'epidemia circolante. Qui abbiamo davvero potuto vedere delle cose che ci fanno comprendere come quando il Presidente della Regione ha detto che da parte del Governo nazionale non esiste un piano per l'emergenza migranti, forse è stato anche troppo generoso. Nell'hotspot di Lampedusa abbiamo scoperto che non c'è un'area grigia. La Regione realizzerà un laboratorio per esaminare immediatamente i tamponi. Una cosa banale, se arrivano centinaia di persone si deve sapere chi è positivo e chi è negativo in maniera tale che gli uni vengano divisi dagli altri. Siamo ad oggi alla realizzazione di una evidenza direi quasi scientifica, ma talmente evidente che non ci si era pensato e a questo sta dovendo pensare la Regione siciliana. Il capo della Protezione Civile, l'ingegnere Cocina, che era con me in questo sopralluogo, si è reso disponibile per una immediata ordinanza in maniera tale da poter individuare il soggetto attuatore che dovrà realizzare il laboratorio su Lampedusa, che entro 24 ore dal momento in cui il laboratorio sarà operativo ci dovrà consentire di avere almeno 200 tamponi al giorno. La Regione continua a fare la Regione, si resta in attesa che lo Stato faccia lo Stato.